Benvenuti nel mio canale, ciao ragazzi. Chi non l'avesse ancora fatto, si iscriva al canale perché ogni giorno rimarrete sempre aggiornati su Serie A e calciomercato. Iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like e si inizia. È finita proprio ora, Verona-Juve 2-2, ragazzi, eccola qua. Verona-Juve 2-2 e quella di oggi alle 3, Napoli-Genoa delle 15 è finita 1-1, col Napoli che si è salvato al 90esimo, ragazzi, al 90esimo. Verona-Juve è stata proprio una bella partita, 4 gol hanno segnato Folorusso, rigore Vlahovic, Noslin e Rabiot 55esimo. Il Verona che si è battuto come un leone per prendere un punto per salvarsi, ragazzi. Un punticino per salvarsi, questo vuol dire giocare. Veramente per salvarsi. Non avere idee, non dare motivazione alla squadra. Rabiot ha pareggiato e dopo quel gol di Rabiot non hanno fatto più niente. È rimasta 2-2, ragazzi, qualche azione bella della Juve e poi non è successo più niente. Commentate se anche per voi la Juve di Allegri ha fatto poco, ride di più l'Inter perché ormai ha già vinto lo scudetto. Ormai, ragazzi, la vedo grigia per la Juve. Allegri doveva mettere un attaccante in più. Un attaccante in più. Per avere una formazione più offensiva. Qualche cosa in più. Vediamo ora la classifica. Com'è? Dopo il punticino che ha preso il Verona per salvarsi. Vediamo ora com'è la classifica. Allora, classifiche, vediamo un po', c'è tutto scritto qui. Inter prima 63 punti, poi vediamo la Juve 54. Pensate ragazzi, più 9. Sì, l'Inter ha più 9, pensate, sulla Juve. Ormai ha quasi vinto lo scudetto, ragazzi, incredibile. Barella e compagni hanno quasi vinto lo scudetto. Lo possiamo quasi mettere a verbale. Milan 52, Atalanta 42 e Bologna quinto 42, Roma sesto 38 punti. Negli ultimi tre troviamo Verona 20, Cagliari 18 e Salernitana 13. Chi pensate che vinca lo scudetto? Inter o Juve? L'Inter 90% favoritissima. E chi pensate che vada in B? Salernitana ormai 95% è già in B, ragazzi. Commentate chi secondo voi scende in B. Manchester City Chelsea 0-1. Allora, vediamo che dice la Gazzetta, eh? Vediamo. Il Verona spaventa la Juve, Rabiot la salva, ma al momento no, continua e l'Inter ride. Allegri, vedi? Ella si vantaggio nel primo tempo con Folorusso. Folorusso! E poi di nuovo nella ripresa con Noslin. Dopo il pari di Vlahovic su rigore, il francese segna, ma i bianconeri non riesce il ribaltone. E la classifica piange. Più 9 l'Inter, ragazzi. Più 9. Il Verona scappa due volte. La Juve rimonta, ma non riesce a vincere nemmeno al Bentegodi. E deve accontentarsi di un punticino che fa sorridere solo l'Inter. Finisce 2-2. Signora assai timida nel primo tempo. Ne approfitta Lellas che passa con un meraviglioso gol di Folorusso. Il pari arriva su un rigore pochi minuti dopo. Dal dischetto segna Vlahovic. Nella ripresa, nuovo colpo di scena con i veneti ancora avanti grazie a Noslin. I bianconeri però impattano subito grazie a Rabiot. Allegri cerca il ribaltone nel finale, quasi lo trova con Chiesa due volte nel caldo finale, ma il 2-2 non si schioda e l'Inter ride. A breve l'articolo completo. Andiamo alle 20:45 live, Atalanta-Sassuolo, Gasperini con Zappacosta dal primo minuto, Dionisi punta su Pinamonti. Napoli, non ci siamo, Engonge evita il KO al 90esimo. Ma col Genoa è solo 1-1. Vediamo un po' che è successo a Napoli.
ospiti avanti con Frendrup al 47esimo. Nel finale il pari dell'ex Verona, la Champions resta lontana. Un'altra delusione, un'altra occasione sprecata per il Napoli di Mazzarri per avvicinarsi ai primi posti. Il Napoli scende probabilmente oggi dall'ultimo vagone Champion sul quale si era aggrappato grazie a due vittorie rimonta al Maradona. Contro Salernitana e Verona, un passo dalla B. Stavolta la rimonta si ferma a metà e Napoli fischia al Napoli. Copiosamente, inesorabilmente, le curve urlano: meritiamo di più, mentre la squadra prova a scusarsi per l'ennesima brutta prestazione. E Mazzarri si incammina velocemente verso gli spogliatoi. È notte fonda per i campioni d'Italia che salvano la faccia grazie a un guizzo di N'Gongé al 90esimo. Non hanno fatto niente, non hanno fatto niente. Il Napoli di Mazzarri ha fatto poco o niente. Anzi, stava vincendo il Genoa 0-1. D'accordo, il Napoli di un anno fa non c'è più e quest'anno non c'è mai stato. Però la situazione adesso è ai limiti del drammatico e anche la posizione di Mazzarri non può non essere soggetta a riflessioni. È mercoledì, c'è l'ottavo di andata di Champions contro il Barcellona, ragazzi. Chi pensate che vinca? Barcellona o Napoli? Commentate, commentate, commentate. Vedremo se inciderà sul giudizio complessivo dell'operato di Mazzarri, che resta negativo e nettamente al di sotto di quello di Rudy Garcia, esonerato a novembre per una svolta mai vista. Vediamo un po', allora, le altre partite. Atalanta Sassuolo, mi raccomando, alle 20:45, vi ricordo, eccolo qua. Sassuolo veramente in difficoltà in classifica, ha appena 20 punti. E ora l'ha preso pure il Verona, 20 punti. Salernitana 13, Cagliari 18, Verona 20, Sassuolo 20. Empoli 21, Salernitana Empoli 1-3, ha vinto a Salerno lo spareggio salvezza, Empoli Salernitana Empoli 1-3. Empoli Fiorentina ora, gioca domani ragazzi, domani Empoli Fiorentina, secondo voi chi vincerà? La Fiorentina favorita, ma l'Empoli non avrà niente da perdere, l'Empoli. Serie B, Olanda, Eredivisie, Sparta, Rotterdam, Excelsior 2-2, Sittard, Alkmaar 1-0. Poi vediamo, sta giocando Manchester City, Chelsea 0-1, il Chelsea sta vincendo a Manchester 0-1, col City, Verona, Juve 2-2. Vi ricordo le altre partite che giocano domani sono... Allora... Le altre partite che giocano domani sono queste qui. Domenica 18 febbraio. Lazio-Bologna alle 12:30. Poi Empoli-Fiorentina alle 15. Con la Fiorentina favorita, ma l'Empoli non ha niente da perdere. Udinese-Cagliari, un altro spareggio salvezza. Bisogna vedere come finirà. Alle 15 Udinese-Cagliari. Frosinone Roma alle 18. Frosinone Roma e alle 20:45 big match Monza Milan, il Milan favoritissimo col Monza. Dopo il 3-0 a Rennes il Milan per un'altra vittoria, chissà, Milan favoritissimo. Venezia Modena 16:15. Serie B. Poi Germania Bundesliga c'è Bochum Bayern Monaco 17:30 domani e Friburgo Francoforte 15:30 domani. Le pagelle, Napoli Genoa le pagelle, Simeone vice Osimhen da 4,5, bravo Badeli 7. Mazzarri ci gira tutto male, ora recuperiamo Osimhen, io l'ho avuto pochissimo. Gilardino soddisfatto del mio Genoa. Ma nella ripresa il Napoli ci ha messo sotto. Vediamo, approfondiamo con quello che dice Mazzarri. Il tecnico del Napoli dopo l'1-1 interno col Genoa. Al primo sbadiglio prendiamo gol e non sfruttiamo le occasioni che creiamo. Tre vittorie nelle ultime 11 gare di campionato. Le difficoltà del Napoli sono anche, ma non solo, nei numeri di una squadra incapace di produrre occasioni. Ancora una volta l'assenza di Osimhen si è fatta sentire. E come? Nessuno si sta risparmiando, ma purtroppo ci gira male, ha detto Mazzarri.
Mi spiace per i tifosi che anche oggi sono stati encomiabili. Avremmo voluto regalare loro i 3 punti. Purtroppo va così quest'anno e quindi bisogna stare zitti e pedalare. Che dire, un Napoli un po' sfortunato anche perché Osimhen è mancato molto. Quindi ora bisogna vedere la prossima partita che fa. Anche perché sta racimolando pochi punti. Pochi punti. Quindi per andare in Champions servono punti. Ma per adesso, come vediamo dalla classifica. Serie A, il Napoli non è nei primi 4 posti della Champions, quindi un 36, difficilissimo che andrà in Champions, visto che al 4º posto c'è salda l'Atalanta a 42, più 6 punti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale per crescere insieme, supportatemi. Mettete like e commentate. Ci vediamo in un prossimo video. In un prossimo video dove avrete sempre aggiornamenti di Serie A e calciomercato. Ciao.